Bene, gente, continua l'angosciante ma fantastico viaggio nel mondo di Dark Souls 3. Nella parte precedente ho perso un attimino il controllo perché devo dire che quel boss che sembrava uscito da Bloodborne è stato davvero tosto, mi ha fatto un attimo perdere la mia serenità e la mia tranquillità nei gameplay, però insomma era una cosa preventivata in Dark Souls. Allora, questa qua è l'area che avevamo visto proprio, cioè, mi ero fermato qua, insomma, non avevamo neanche esplorata. Ci facciamo un giretto, iniziamo a killare un po' di gente. E lì, vabbè, lì avevamo visto che c'era una scorciatoia, in effetti, però io, cioè, voglio raccogliere oggetti, combattere pietre. Vedere i nemici quanto sono fighi. No, un attimo, ma non muoiono. Non muoiono. Vabbè, ho capito. Devo andare di schivate. Devo andare di schivate continue. Non potete passare, eh? Stronzi. Non potete passare perché siete dei boss di merda. Adesso vi falcio tutti. Via. Dai, dopo sennò dicono che sfrutti i bug. Merda. Merda. Sì, però è tosto sto tizio, eh? Allora, se mi allontano. Devo tenermi a distanza. Ok. Qualcosa di questo tipo. Insomma, sembra un'area ardua. Del letto di cazzo, questo era un oggetto da dare ai tizi che ci sono all'altare. È morto combattendo. Bisogno di tesoro ad ogni modo giù. Ehi, che carica. Oh. Aia. Eccolo. Bisogno di tesoro ad ogni modo. Giù. Ah, giù di là. Ok, però adesso io voglio un attimo studiarmi l'area prima di buttarmi in punti di non ritorno. Che poi finisce male. Questo non c'è la testa, quindi non mi vede. Aia. Mi vede come. Ma scusate. Ah, lo devo prendere da dietro. Eh no, le palle devo prenderlo da dietro. Parare, contrattaccare. Questo ha fratturato tre quarti di palle, facciamolo. Oh merda. Che poi raga, adesso mi è venuto in mente che io ho raccolto un sacco di armi, un sacco di cose. Non le ho proprio prese in considerazione, ma neanche per lo scontro, neanche per la boss fight. Perché io avevo l'armatura del senza nome. Ok, nulla di che, da cavaliere, brigante.
C'avevo la cavaglia. Ah no, c'avevo i pantaloni del cavaliere oscuro. No, i gambali oscure, sì. Protezione alla magia, oscurità, gelo. Però questi qua sembrano sempre i più prestanti, perché a livello di resistenza fisica, insomma. Oh! Merda. Allora, andiamo un attimo. Allora, esploriamola con calma, con calma. Allora, di lì si scende, questo l'abbiamo capito. Non allontaniamoci neanche troppo, raga, perché questi qua sono quelli che rompono le palle, che ok. Perché non voglio andare oltre, cioè, insomma, non voglio andare oltre quello che è il rischio, diciamo, grosso. Nel senso, se vedo che poi ci sono nemici troppi o troppo forti, poi vorrei evitare di perdere le anime. Sento che in questo momento ho bisogno di livellare un po', raga. Non è che sono fattibili. Però sono fattibile, in effetti. Insomma, questo qua è un'incognita. Madonna. Aia. Vaffanculo, vaffanculo, basta. Spalle al muro. Ah. Insomma, rotolami. Vaffanculo. Porca di quella troia. Raga, sto giro è andato un pochino meglio. Questi sono i due rompicoglioni. Ce la vediamo nuovamente con Tizio Cattivo. Facciamo una bella cosa di questo tipo. Poi come affrontarlo ci penseremo, perché. Ah no, ancora. Ci pensiamo ora, ce ne sono due. Dai. Vabbè, ma dai, ma pensavo peggio, ma com'è sta storia che a volte muoio male e altre volte faccio il culo pesantemente? Non ce l'hai mai una via di mezzo. Ah, qua c'è un percorso, lì ci sono scheletri che si alzano. Un altro percorso. Le scale, quelle che vedevo da là. E lì c'è un altro percorso ancora. Poi lì ci possiamo sempre ricordare che lì c'è la scorciatoia per scendere giù di qua, raga. Allora, secondo me di qui. Adesso questi qua si alzano, ma garantito. Aia! Ma dare le spalle al nemico. Ah, poi c'era un'altra cosa che. Lo scudo. Io avevo trovato un altro scudo. Questo qua, scudo col simbolo del drago. Dà protezione al fuoco, ma meno protezione all'oscurità. Ah. Bah. Al momento, secondo me, l'oscurità in queste catacombe magari è. Maggiore protezione dell'oscurità potrebbe tornare utile. Cazzo è questo? È un amico?
Oh, hello. Have you seen my companion, Horace? To my shame, I was snared by a trap and I've not been able to find him. Yes, no. I see. Horace is a valiant knight. He's probably searching for me right now. If you happen upon him, that I remain in the catacomb and will lay prism stones to guide him, as always. Please send him my word. May the flames guide your way. Okay. Niente scintillante. Ok, però muschio di sangue. Allora, qui c'è il tiratore anche sopra. Allora, vediamo una, perché giù di qui non mi sembra una. Oh, un attimo, sto controllando il territorio. Qui ci sono gli arcieri, le si scende, quindi questa qua è apparentemente una via chiusa, raga. Torniamo indietro, andiamo dall'altra parte dove c'era la trappola. Esattamente di qua. E allora lì c'era il percorso, vi diceva chiaro, vedete, che è possibile tipo scendere, saltare lì per poi andare lì. Secondo me questo qua ha messo qui. Che bastardo per attivare la trappola. Secondo me poi si arriva da qua, raga. Credo. Anno di cavaliere senza nome. Invece no. Mi stessi sbagliando. Via segreta più avanti. È vero. Che si tratti di caverna. Chiuso. No, la piromanzia. Ah, vedete dove mi trovo? Sono qua. Ma giù di qua non credo si possa scendere. Certo che, raga, uno che si butta giù di qua e poi si trova bloccato, pesante come cosa, eh? Certo, potrebbe. Ah, qua qualcuno aveva scritto che si tratti di caverna. Io questi qua li approvo perché è tanta roba e un voto solo, insomma, direi che sono neanche poco. Ah, questo qua è tosto, eh. Però questo è diverso dagli altri. Ok, recuperiamo un po' di stamina, adesso che mi dà un attimo di tregua. Fanculo. Merda. Recuperiamo. Merda. Via. Ok. Gemma affilata. Frammento di titanio. Cioè, ancora 5 fiaschette, quindi. Siamo. Raga. Ci troviamo nuovamente qua. Io mica l'avevo visto questo ingresso qui sulla destra. Ok, tutto più chiaro. Ok, quindi l'unica via, a quanto pare, dovrebbe essere questa, giù di qua. Allora, noi siamo sempre pronti. Che cazzo? No! Ma guarda, subito me ne sono accorto che c'erano gli scheletri davanti, raga. Che inculata! Che questa è una bella inculata, eh. Questa è una bella inculata.
Vabbè, è il momento di sfruttare il passaggio segreto. Cioè, passaggio segreto, la via segreta, insomma. Come consiglia il nostro amico qua. Per forza, perché le mie anime. Dove cacchio sono? Sono là in alto. Dovrei evitarlo, però, il tizio di quello spadone, dai. Qua ci sono gli arcieri. Eccone uno. Dovrebbe essercene un altro qua sotto. Che si è palesato. Qua si muore e qua ci si butta giù. Quello c'è una spada che non ho capito. È tipo fluo. Ci sono le mie anime. Ah, io andrei adesso. Scusa, amico, che c'è un masto che sta arrivando. Che cacchio fa? Scendi, sale. Scusate, non ho capito. Ma così e poi? Ah, torna indietro. Magicamente. Mo' via. Oh, vai, corri. Capito qua. Oh, un falò, un falò. Arriva. Lì nell'angolo c'è uno scheletro, cara. Non ho ben capito quali sono le sue intenzioni. Qua devo aspettare che attacca. Merda. Che mi ha lanciato l'incantesimo? C'è una bella cosa, no? Venite, guallo. Dai, Masso. È arrivato il tuo momento. Bravo, ora torno indietro e li rischiacci. Ma questo tizio qua. Io andrei subito in direzione falò prima di fare qualsiasi altra cosa. La direzione falò. Oh, ma che stiamo scherzando? Pure i vasi mi uccidono adesso. Anello, latte. Vediamo. Anello, latte. Aumenta la destrezza, rende invisibili le rotolate. Che cacchio vuol dire? Vabbè, ma teniamolo per un po', tipo che si arrotola così, non posso spaccare tutti i vasi che voglio, questo è il senso di questo anello, non ho ben capito, oh merda, dai, devo stare attento anche alle trappole, c'è sto tizio.
permetti. Cretrino. Oh, ma io non ho capito sti fantasmi. Allora non appaiono quando distruggo le... Ah, sì, giusto. Quando distruggo le... Quando distruggo i vasi appaiono. Allora, di qua... Si cade. Non si va... Non si sa dove. Qua io non vedo altri percorsi. Ah, l'unica cosa sensata mi sembra sia andare di qua. Merda. Volevo usare la trappola per... Aia. Facciamo così, va. Vaffanculo. Capito, ma... Involontariamente ho fatto una cosa intelligente. Diamogli un colpettino così. Oh, e sei fermo. Un altro. Vaffanculo. Raga, il calcio. Io non utilizzo mai il calcio. Io non utilizzo mai il calcio per destabilizzare l'avversario. Ma qua stiamo attenti a... alla trappola. Come adesso devo rivedere le istruzioni su come tipo indietro. Era tipo indietro, adesso devo allenarmi. Oh, porca vacca. È vero che partendo da lì. Vabbè, ho giocato malissimo questa sessione con questi due. Un rapper falò. Ok, io prima di fare qualsiasi altra cosa, raga, mi dirigo. Oh merda. Scusa, ma questo? Frammento di titanite. Ritornano. Vado più avanti. Ottimo. Vabbè, dai, insomma, siamo riusciti perlomeno a salvare le chiappe fin qua. Adesso qua il problema è evitare sti tizi. Oh merda, veloce. Via. Ma vaffanculo. Ma prendiamoci le anime. Poi aspettiamo che la palla torni in questa direzione. Ok, ora che arriva li posso attirare. Ok, ora lei va qua. E mentre questi... Dai, palla! È il tuo momento, palla! Spaccoli in due! No! Ok, ho imparato... Io voglio solamente andare a prendere. No, qui c'è l'altro. Quell'oggetto che c'è lì. Dai, vieni. Bravo.
Aspetta. Non adesso, non adesso. No, 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 no. Ma come fanno a schivare le palle così? Merda. Sto provando, raga, a usare il calcio. No, non ho... Non... Perché non ho ben capito come... in avanti, in avanti. Ok, così in avanti, non all'indietro, così tiro il calcio. Ok, titanite, titanite. Oh, questi però sbolognano titanite, eh. Che sarebbe anche il caso di andare a utilizzare per far salire un po' le armi di livello, perché messi come siamo ora non è che se prendo braccio ora posso buttarmi qua negli inferi. Oppure vedere se c'è qualcosa da questa parte. Allora, recuperiamo di nuovo tutte le caschette Astrus. Diamo un'occhiata. Un'occhiata qua a sinistra. Beh, ora. Oh merda! Scusa, ma scendi giù dalle scale? Ma porca troia! Allora, vediamo se... Oh. Lì c'è il ratto gigante. Vediamo di qua, perché secondo me se io mi fossi buttato giù di là, sarei sbucato proprio qua. Credo. Sono problematiche. Ah, qua c'è la melma stufosa. La melma stufosa la brustoliamo. Ah, qua c'è il topino. E poi qua c'è il topone, eh. Oh merda. Il topone infetto. Questi qua li avevo già visti, raga. Che tizio. Oh. Qua con le rotelle. E vabbè, ma che palle. Qua iniziano a... Iniziano a roteare. Aia. Iniziano a roteare come degli scemi. Oh, e vaffanculo. Facciamolo. Deve impattarsi contro una parete tipo questa. Oh. Cioè, io ho finito il potere del fuoco. Ho finito tutta l'abilità magica della piromanzia, quindi. Aia. Ok, se non erro, qua dovrebbe esserci il buco. Vedete? Questo qua è il buco dove potevo buttarmi giù. Oh madonna. Che palle sti cose. Non so perché mi sa di trappola.
Analgo, sanguigno. Mi molli, per favore. Per favore. Usciamo qua da sto covo di serpi. E vabbè, niente raga, ci si becca al prossimo video. Io come sempre vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un bel mi piace. E niente, ci addentreremo ancora di più nelle catacombe nel prossimo video. Bella.